Intanto benvenuti a tutti e a tutti. Per noi, come è facile immaginare, è oggi una giornata importante. Come ha detto bene Tiziana, è il momento di cominciare a fare i bilanci, è il momento di cominciare soprattutto a fare dei bilanci che siano proiettati al futuro. Noi siamo qua, lo voglio chiarire, e in parte l'ha detto Tiziana, voglio che sia chiaro, siamo qua per farci delle domande e le vogliamo fare a tutte e a tutti e vogliamo darci delle risposte insieme, vogliamo che le risposte siano più possibile condivise. Le domande fondamentali sono, per quanto riguarda strettamente la nostra realtà, la nostra lista, quella se abbia avuto un senso fare questa avventura politica nel 2013, che senso abbia avuto, se ha senso continuare a portarla avanti e se ci sono le condizioni per farlo. E soprattutto l'altra domanda fondamentale che vi rivolgiamo, a cui vogliamo dare risposta tutti insieme, è quella di quali siano gli obiettivi da raggiungere per continuare questa avventura. Noi abbiamo cominciato, lo ricordava bene Tiziana, 4 anni fa, con un appello che cominciava dicendo che Pisa non è un'isola felice nella crisi, e questo penso che ormai sia un elemento noto a tutti, e se possibile in 5 anni, 4, ma insomma, della seconda giunta Filippeschi, nonostante si lanciasse con una apertura a sinistra, almeno diciamo nella composizione della coalizione di centrosinistra, ha se possibile peggiorato la situazione. La crisi internazionale e nazionale ovviamente ha colpito duro, come era chiaro a tutti, sebbene la nostra città, come dire, l'elemento del lavoro pubblico, dei servizi pubblici in qualche modo abbia per un primo periodo attenuato, diciamo, la violenza, la crisi ha colpito duro e la risposta politica è stata ancora più dura, ancora più, come dire, peggiorativa rispetto agli anni precedenti. Si è deciso di rispondere, come dire, concedendo sempre di più agli affaristi, agli immobiliaristi, a chi, come sappiamo bene, usa i denari pubblici e privati per fare esclusivamente gli interessi propri, e si è colpito di più sottraendo servizi e risorse a chi invece era più colpito da questa crisi. Quindi non farò un'analisi ovviamente di dettaglio, conoscete bene tutti, non è questo, come dire, il momento di fare un'analisi di dettaglio della nostra critica alla giunta Filippeschi, non è nemmeno il nostro particolare interesse, ma è fondamentale dirci quanto ci sia bisogno di una risposta diversa alla realtà che tutti noi viviamo in questa città come altrove. Ovviamente oggi parliamo della nostra città. Allora, da qui appunto prendiamo le mosse per capire se ha avuto senso l'aver lanciato una città in comune 4 anni fa, se ha avuto un senso il lavoro che abbiamo fatto, appunto, come ricordava Tiziana, in coalizione con la Fondazione, cercando di, come dire, mettere in campo un metodo diverso che riuscisse il più possibile a raggiungere l'obiettivo che avevamo, quello di dare risposta a chi vive sulla propria pelle le condizioni drammatiche di vita. Questo pensiamo debba essere l'unico obiettivo vero di una forza di sinistra, dare risposte concrete. È chiaro che in questi anni abbiamo cercato di fare questo lavoro da forza di opposizione che è nata come minoranza delle minoranze. Siamo il gruppo più piccolo, siamo partiti come il gruppo più piccolo delle opposizioni. Già ora non è più così, perché molte delle forze politiche sono spappolate in maniera anche drammatica, proprio perché non avevano un obiettivo chiaro, una strada chiara, una piattaforma politica chiara. Per quanto ci riguarda, diciamo, il punto fermo delle linee programmatiche che ci siamo dati, che poi erano quelle dei diritti di tutte e di tutte, che devono essere il più possibile garantiti dall'amministrazione comunale, è stata la linea su cui ci siamo mossi e che ci ha dato, come dire, la possibilità di anzi rafforzarci, anzi avere sempre di più compiutezza di come le risposte attuali siano sbagliate, le risposte che proponevamo, seppur scontando, come dire, un'inesperienza, una scarsa conoscenza della macchina amministrativa, coglievano in senso giusto. E di questo ne siamo convinti. Alcune battaglie siamo riusciti a condurle e anche a portarle in porto, se vogliamo, cose che possono apparire minori ma che si muovevano nella direzione che ci eravamo posti. Ad esempio,
voglio ricordare sulla questione dei beni comuni, l'aver garantito che la spiaggia liberata dall'occupazione americana, comunque dalla concessione agli americani, la spiaggia americana, appunto, è stata mantenuta quasi totalmente libera per la battaglia che abbiamo condotto. È chiaro che è un risultato piccolo, se vogliamo, seppur parla di possibilità di fruire di beni e servizi a costi contenuti, se non addirittura gratuiti per tutti, perché non è giusto che l'andare al mare debba essere appannaggio di chi si può permettere i cari affitti di ombrelloni e quant'altro. Però, appunto, dicevo, è un risultato, se vogliamo, piccolo ma simbolico, che va nel segno, così come lo ricordava anche Tiziana nei giorni scorsi, lo stop all'uso dei diserbanti chimici nelle strade cittadine. Anche qua si parla di salute, si parla di diritti, si parla che non è possibile che un comune, per risparmiare 2 lire, debba proibire il passaggio sulle strade cittadine ai cittadini perché sta usando diserbanti tossici. Cioè, una roba folle, che parla di diritto alla salute, che parla di diritto ad avere dei servizi col giusto costo per tutte e per tutti, senza togliere risorse a quello che invece è necessario. Perché dico questo? Dico questo perché è un portato fondamentale, questo noi oggi lo possiamo, penso, insomma, lo dirà anche Don Cuciriccio, ma ce lo possiamo dire con tranquillità, tutte quelle compatibilità, tutte quelle limitazioni alla proposta politica che ci vengono sempre ribadite, sì, voi dite delle cose anche belle, condivisibili, ma non si può fare, no? È il refrain che ci viene sempre opposto come un muro davanti. Abbiamo con serenità capito che è una balla colossale. I soldi ci sono, ce n'è pochi, è giusto fare le vertenze affinché lo Stato si faccia più carico sicuramente delle comunità territoriali, questo è il dubbio, ma le amministrazioni comunali hanno la possibilità di trovare risorse, limitate se vogliamo, ma le risorse ci sono. Il problema sono le priorità di spesa. Io anche qui voglio fare un esempio. Sapete che a me mi è caro, se volete, insomma, è stato una delle campagne che mi ha portato anche a decidere personalmente di investire direttamente nell'attività politica a parte del mio tempo, che è stata quella sul Parco di Cisanello. Anche qua una battaglia sulla visione diversa di quello che deve essere una città, sul garantire spazi pubblici e sottrarre alla speculazione di gruppi imprenditoriali. Quella battaglia si è conclusa con un successo proprio 4 anni fa, in cui la giunta decise di accettare sostanzialmente la piattaforma delle associazioni ambientaliste e di chi aveva portato avanti la campagna, e poi da lì in avanti è iniziato un lungo logoramento col punto fondamentale: non ci sono i soldi per fare niente. Quindi, in sostanza, è vero, abbiamo la previsione di un parco che è stato frutto di una battaglia importante, a mio avviso di successo, che però non vede la realizzazione perché non ci sono i soldi. Ora, io penso che sia evidente a tutti che in una città in cui si permette a imprenditori privati di non pagare centinaia di migliaia di euro per la qualunque, dall'occupazione di suolo pubblico con le transenne a rudere pampana, dall'occupazione abusiva di un giardinetto pubblico da parte dello terzo Ranieri, che senza dire nulla a nessuno lo usa per i propri parchi privati, a pagamento ovviamente, un'area pubblica senza pagare un euro di occupazione di suolo, voglio tirar fuori cose ormai note, milioni di euro non versati in termini di oneri, in termini di, appunto, ICI e IMU da parte di grandi gruppi privati. Allora, se questi sono i numeri, è chiaro che ogni volta che ci viene detto non ci sono i soldi, laddove si parla di decine, di poche centinaia di migliaia di euro, si sta dicendo una bufala. Io ricordavo con Ciccio proprio ieri, nell'ultima variazione di bilancio del 2016, quindi c'è una cosa, se vogliamo, un pezzo, non certo una manovra intera di bilancio, c'erano possibilità di allocare risorse per circa 800.000 euro, e di queste sull'emergenza abitativa si è destinata una piccolissima parte, e le altre non sono andate a ristrutturare le scuole, a dare risposte concrete a esigenze reali, sono andate a installare le telecamere,
sono andate a fare altre cose di cui, per carità, nessuno, come dire, pensa che siano del tutto inutili, ma la questione è la priorità. Quindi su queste questioni di priorità noi vogliamo, come dire, rilanciare il nostro progetto, ma un progetto che sia più ampio e comune e condiviso con la giornata di oggi. Vogliamo rilanciarlo perché siamo convinti che ci sia una necessità in città, per la ragione che dicevo prima, di dare finalmente risposta alle persone che stanno male, che hanno difficoltà a portare avanti la propria esistenza in maniera decorosa, in maniera degna, in maniera, se possibile, anche felice. C'è necessità assoluta di dare risposta a questo e dobbiamo capire come farlo, perché per farlo c'è bisogno di forza. C'è bisogno di forza e di dare la percezione di forza. Noi ce lo siamo detti più volte, no? Uno scotto che abbiamo pagato anche elettoralmente 4 anni fa è stato quello di non dare l'idea a chi magari poteva avere intenzione di simpatizzare, di votare per noi, di non dare l'idea di forza, di dare l'idea di una forza che sì, vabbè, poteva rappresentare delle istanze positive, ma non avrebbe avuto la forza capace, la necessità, scusate, necessaria per cambiare realmente le condizioni di vita delle persone. Noi vogliamo rilanciare questo percorso per essere in grado invece di dare, di essere percepiti come una risposta ai problemi reali delle persone, altrimenti giustamente non ci voteranno, altrimenti giustamente non staranno dalla nostra parte. E questo deve essere chiaro e lo vogliamo fare insieme, lo vogliamo fare perché siamo convinti di non essere sufficienti, di non essere nemmeno necessari. Io partivo prima con la domanda che è nostra, ma che vogliamo come sempre condividere, perché se ha senso tuttora portare avanti la nostra esperienza, perché non ci riteniamo necessari. Ci riteniamo, come dire, pensiamo di essere uno strumento utile, ma laddove non siamo più utili, come dire, facciamo volentieri anche altro. Quindi per questo io dico, un progetto politico che vogliamo che, se possibile, parta da oggi, deve essere un soggetto politico capace di rappresentare una risposta per le persone. Allora su questo dobbiamo aprire e speriamo che da oggi possa partire un percorso, su quali sono le priorità, su quale sia il segno di una diversità radicale di amministrare una città che possiamo dare, che possiamo comunicare a chi ci chiede questo, a chi chiede un segno diverso, a chi chiede di poter condurre una vita diversa. Devono essere scelte di rottura. Noi lo diciamo sempre, ci sono due modi, no, di dare un'amministrazione diversa. Una è quella che dicevo prima, cioè le risorse ci sono, basta scegliere di investirle in maniera diversa. Un'altra è quella di dire le risorse non ci sono perché non le chiediamo a chi ce le deve dare, perché lasciamo che grandi gruppi con l'idea che poi porteranno benessere e sviluppo possano fare investimenti con i soldi nostri e rischiare con i soldi nostri, come è avvenuto appunto alla Sviluppo Navicelli, 3 milioni di euro di buco, il quartiere di Porta a Mare che è senza centro di raccolta e noi ci dovremmo rimettere 250 mila euro di soldi nostri perché abbiamo permesso a chi di dovere di fare il bello e il cattivo tempo per anni con i soldi nostri. Questo è un altro modo, ma l'altro modo ancora è quello di rompere con le compatibilità imposte, e questa è una responsabilità che dobbiamo prenderci, che è difficile da far capire alle persone perché in qualche modo spaventa. Però dobbiamo prenderci come responsabilità di dirlo, è stato fatto altrove, lo dobbiamo accettare come orizzonte politico. Per fare scelte di cambiamento vero non è possibile accettare le condizioni attuali, i recinti attuali in cui sono obbligate a muoversi l'amministrazione comunale. Altrimenti si può comunque fare qualcosa, si può comunque migliorare, ma il cambiamento vero non si può fare. Allora su questo, e vado a chiudere, noi vogliamo, come dire, stimolare, lanciare la palla all'assemblea di oggi, alla riunione pubblica che abbiamo indetto per oggi, che, come diceva Tiziana, abbiamo scelto volutamente di articolare in plenaria proprio per dircene, per raccontarci un po' quelle che sono le sensazioni di ciascuno, per capire insieme quale può essere una prospettiva comune, e da qui, se ritenuto necessario, non è una via d'uscita obbligatoria, se ritenuto utile partire con un percorso comune. Percorso comune che ci porti al 2018 a dare, come dicevo prima, una strada diversa, un'alternativa diversa che sia reale, che sia percepita come, dicevo prima, uno strumento di cambiamento. Allora, 4 anni fa,
dicevo, abbiamo pagato lo scotto di non avere questa forza, e magari forze come il Movimento 5 Stelle, che invece venivano sull'onda del nazionale come la vera unica alternativa, abbiamo visto la fine che hanno fatto in 4 anni di lavoro in Consiglio Comunale. Ora sono ridotti al silenzio più totale, il Consiglio Comunale non fanno più nulla e sono spappolati in 2 gruppi che si odiano tra di loro, non si parlano, perché è evidente, perché alla fine le questioni politiche vengono a pettine, si possono mettere, però sono divisi in 2, in una delle 2 aree chiaramente di destra, chiaramente con connotati fascisti, ce lo dobbiamo dire, non è per guardare in casa altrui, è per dirci che se omettiamo le questioni politiche con l'idea dell'unire la sinistra o comunque di rappresentare un'alternativa, poi le questioni politiche ci presentano il conto quando si devono fare le scelte, e se vogliamo essere un'alternativa vera dobbiamo fare le scelte. Io auguro buon lavoro a tutti e spero che sia una giornata proficua. Invito veramente tutti nei propri interventi a, come dire, dircele, perché penso sia importante oggi discutere veramente delle questioni per capire se questo percorso lo possiamo o lo dobbiamo fare. Grazie.